Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Finalmente è iniziata la serie anche per tutti voi e vi ringrazio per tutto il supporto che state lasciando. Incredibile, la prima puntata è stata prima in tendenze gaming e seconda in tendenze generali. Una cosa clamorosa, vi devo solo che ringraziare. E una cosa che mi ha scaldato il cuore è leggere i vostri commenti. Ragazzi, non vedevo l'ora di poterli leggere e integrare in queste puntate. Una cosa che mi è piaciuta subito, soprattutto perché date spazio a tante cose che magari io non riesco a sottolineare durante le puntate, quindi continuate a farlo. In così tanti si erano accorti del fatto dei Thestral, no? Di quei cavalli oscuri che possono essere visti solo dopo la morte. Lo so, ne abbiamo già parlato. E che quella cosa io l'ho letta sotto la prima puntata, e quando l'ho letta ho detto: voi siete quelli dei World True, voi siete i giusti. E io sapevo che quella cosa l'avrei detta la puntata dopo. Ho detto: è questo. Comunque, ragazzi, non so che energia sto facendo questo video, perché oggi per me è una giornata un po' particolare. Sono andato a fare i vari controlli per il cuore, sono stanchissimo, veramente. Vabbè, tranquilli, è una cosa che faccio una volta all'anno, però quest'anno la sto accusando, vabbè. Quindi, insomma, ragazzi, se mi sentirete un po' più sornione è per questo. Guardate come... chi è questo? Merlino che ci indica la via. Allora, rubiamoci questi soldi e riprendiamo da dove ci eravamo salutati. Voi continuate a lasciare tanti mi piace, ho un sacco di cose da dirvi, soprattutto perché, come detto, leggendo i vostri commenti posso andare anche a intervenire e a rispondere alcune delle vostre curiosità, dubbi e certezze. È vero che magari le leggo alla puntata 4 e poi non lo so. Intanto, nel momento che registro, proprio ieri abbiamo fatto la nostra primissima live. È stata spettacolare, raga, numeri pazzeschi anche da questo punto di vista. Sapete, a me non è che mi interessino granché, però cioè, quando vedo quel supporto lì è una cosa clamorosa, perché poi vabbè lo porteranno in tantissimo Wars Legacy. Ed è questo, sono molto contento, attenzione, perché vuol dire, ragazzi, che una passione ci ha mosso tutti. Ci sono cresciuto con questo mondo e immagino così tanti altri. Per questo sono contento che tanti, anche tanti creator facciano questa cosa. Poi ognuno se lo segue quando gli pare. Io cercherò, come detto, di approfondirvelo il più possibile. Anche se poi, ragazzi, ecco, unica cosa, come vi ho già detto e ve lo ribadisco, perché poi dopo mano a mano monto i video e mi accorgo delle cose, ragazzi, proprio sottolineare tutto credo che sia impossibile. Mi avvalgo anche di voi, per questo utilizzate i commenti se trovate un qualcosa che vi stuzzica, scrivetelo. Io proverò a riportare quello più interessante. Però se ci soffermiamo pure, ne so, banalmente anche solo ai nomi che vengono menzionati in questo gioco, cioè facciamo notte. Anche perché pesca a piene mani dalla lore del mondo di Harry Potter, quindi di questo mondo magico. I Rockwood vengono nominati all'interno del film e del libro, ovviamente, un paio di volte. Anche Dave Weasley ve ne voglio parlare, perché una cosa che ancora non si sta toccando, se ci avete fatto caso, è la divisione tra maghi puro sangue e mezzo sangue. Non era ancora una questione, evidentemente, nel 1800. Comunque, riprendiamo. Abbiamo due missioni principali. Una è la stanza delle necessità, me la tengo per dopo. L'altra è all'ombra del sotterraneo. Andiamo con il nostro amico Sebastian, che è un personaggio che mi sta piacendo. Non gli avrei dato una lira all'inizio. E impariamo con Frigo. In pratica lui dovrebbe essere... è un malandrino, ovviamente. Conosce degli incantesimi che ci potrebbero aiutare. Vai. Sebastian, da quanto tempo? Eh sì? Felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati. La Scribner ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Da questa parte. Il grande Sebastian, che si è preso la colpa al posto nostro, non ci ha mandato bevuti. C'è un passaggio segreto proprio qui. Però lui è nascosto. Esatto, è quel personaggio che ci serve. È il malandrino della scuola. È quello che conosce tutti i passaggi segreti, vedete? Al sotterraneo andiamo. E noi ci stiamo muovendo pure di notte, quindi è una cosa che in teoria non si potrebbe fare. Questo aumenta un po'... non so, mi stuzzica. Come hai fatto a trovare questo posto? Me l'ha mostrato il mio amico in Faustus Gaunt. Lui lo chiama il sotterraneo. Wow! Rivedi a giocare a Bobbini qui, con mia sorella Emma. Adorava quel gioco infernale. Cosa non darei per poter essere battuto di nuovo da lei? Mamma mia. Ho
Ho giurato a Infaustus di proteggere questo posto. Sì, sì. Non parla mai con nessuno, ma di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato? Finora. Non ci hanno mai beccato finora. Devo dire che rispetto a quello che pensavo inizialmente, che lui potesse essere il classico bulletto serpe verde, noi Grifondoro, quindi facciamo una bella rivalità. E invece no, ragazzi, è un personaggio che inizialmente, ripeto, può sembrare lo sbruffoncello che conosce incantesimi un po' più peccaminosi. Non distruggere questo posto, trattalo bene, io sto sfondando tutto. Personaggio un po' superficiale, non dico alla Malfoy, perché poi Malfoy c'ha tutta una sua evoluzione che secondo me nel libro è pure migliore, però vabbè, questo è un altro discorso. Invece no, ragazzi, c'ha tratti molto più umani di quanto uno si aspetterebbe e c'ha sta storia con la sorella. Però attenzione, perché i serpe verdi non sono, come vi ho già detto, semplicemente cattivi, cioè non sono tutti cattivi, no. A parte qua, ripeto, siamo nel 1800 e quindi forse c'è un'altra concezione dei serpe verde. Ho visto in Fausto sa pozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto, però non so come. In Fausto è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto, è la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gaunt sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno, in particolare in Faustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma perché Infaustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. Infaustus non li sopporta, ed è il primo a non farne segreto. Comunque, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti, ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Attenzione! Allora, i Gaunt sì, sono una delle famiglie quelle più nobili. Ecco, forse ve l'ho anticipato senza volerlo, sta cosa dei puro sangue e mezzo sangue. Quindi, puro sangue di discendenza diretta da Salazar Serpeverde, quindi di importanza assoluta. Io però non me lo ricordo di averlo incontrato questo personaggio. Comunque, forse quando l'avrò incontrato non ci avrò fatto così tanto caso. Comunque, i docenti sostengono non sia un incantesimo adatto? Ma è ridicolo. Un'educazione dignitosa deve prevedere ogni magia. Lo penso anch'io. Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Mm-hmm. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. E noi ovviamente accetteremo. Volerci un po' per capire come funziona. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Molto bene. Vabbè, abbastanza semplice. Confringo. Poi parliamo un attimo degli incantesimi, ragazzi, perché vi ho detto che l'altra sera siamo stati in live. È stata una serata spettacolare. Quando abbiamo incrociato per la primissima volta i centauri è stata un'emozione clamorosa. Però vi ho anche mostrato la mia potenza. Ci sei? Ora vuoi provarlo sul serio? Certo, colpisci allora. Colpisci solo i bersagli, però. Cioè, una saetta a lungo raggio che infligge danni all'impatto. Secondo me, ragazzi, stiamo veramente sbloccando troppa roba. E i talenti, in questo caso, ci potenziano enormemente, però ragazzi, sono veramente troppo sgravo. Che il sotterraneo rimanesse intatto. Prova con quei candelabri. Sono entrambi utili, ma vedrai che Confringo arriva un po' più lontano rispetto a un incantesimo come Incendio. Infatti Incendio il suo problema... Confringo! Bello! Come ti senti? Un po' accaldato. Sì, così. Credo di aver capito, infatti. Mamma mia, questo è potentissimo secondo me. Sebastian, tu sei un giusto. Tu sei un uomo che deve valere. Però vi mostro sta cosa, ragazzi, perché io adesso sto a livello 20, che è tantissimo, considerando che mi sa che 40... e il level cap. Ora, non perché io abbia fatto chissà che, ho fatto un po' di missioni secondarie, ho fatto un po' di sfide più che altro. Tante sfide per quanto riguarda, ecco, le pagine pratiche. Quindi io sono andato in giro a esplorare, esplorando
ho trovato, ecco, tante cose di Hogwarts, di Hogsmeade, e mi hanno dato punti esperienza. Siamo arrivati quindi al livello 20, che è un sacco, e sono molto forte. Ora, per quanto riguarda i talenti che abbiamo sbloccato nell'ultima puntata, io le arti oscure ancora non le toccherei. Ne ho messi giusto 6. Niente di che. Principali sono interessanti, perché ho aumentato lo slot, adesso ho uno scattino, non mi ricordo se ve l'ho mostrato questo qui, che ci sta. L'incendio, che diventa così, e è veramente sgravato, raga, è sgravo. Cioè, già incendio normale è sgravo, così è ancora di più. E poi il fatto che con accio posso prenderne di più. Io a sto punto prenderei pure... Posso perfezionare con Fringo, che all'impatto poi genera altre due dardi, vedete, pum. E, cioè, credo che sia ancora più sgravante. Staremo a vedere, ragazzi, per il momento non me lo metto perché, cioè, ripeto, sono veramente OP. Chi ha visto la live, ha seguito la live, lo sa. E a proposito di live, la cosa più bella, ecco, che in quel formato, secondo me, assaggi un po' di più il bello di questo Hogwarts Legacy, che è quello di poter andare ad esplorare, emozionarsi e trovare... Non lo so, ragazzi, ripeto, eravamo nella foresta scura, al buio, di notte, a cercare l'unicorno, ci sono spuntati i centauri... E boh, io ho goduto. Comunque trovate il video sul secondo canale. Penso uscirà giorni o se non è già uscito. Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato con Fringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedervi. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza. È veramente forte, ragazzi. Questo è il tipo di magie che ho sempre voluto apprendere. E ce ne sono molte altre, sappilo. Ormai da molto tempo vengo qui e mi esercito su magie simili. Tuttavia, non le ho rivelate tutte ad Anne e Infaustus. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Anne. Mi dispiace per tua sorella. Se c'è qualcosa che posso fare... Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Sì. Le farà sicuramente piacere. Assolutamente, anzi vi chiedo questa cosa, io sto cercando di entregarvi la maggior parte delle missioni principali come tutte le serie. Alcune secondarie sono molto interessanti per quelle che ho fatto io, qualcuno abbiamo fatto insieme. Vorreste le missioni secondarie, credo questa sia una missione da companion, no? Quelle, diciamo, missioni fedeltà con i propri amici, cioè le volete nella serie? Ve le metto, cioè questa storia, se dovesse essere una secondaria... in cui andiamo a conoscere la sorella, capire che è successo, magari poterli aiutare, veramente, io darei un dente canino per aiutarlo, anche perché oggi volevo dire, ah sì raga, sono andato a fare la cosa col cuore, e mentre stavo là pensavo, ma perché non c'è tipo una magia tipo reparo, mi faccio reparo sul cuore e guarisco, e invece no, quindi io sono un semplice babano, ragazzi, d'altronde, ma siamo qua apposta, ne sarei felice. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Le manca Hogwarts, è bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna, dovrai incontrare anche lui. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Per me sarà un piacere. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Potrebbe avere a che fare con Victor Rookwood. Non ti aveva davvero confuso per qualcun altro Hogsmeade, giusto? Non ti sfugge niente. Ti dirò ciò che posso. Rookwood e Ranrock credono che io abbia preso qualcosa alla Gringot e la vogliono. La Gringot? E quando ci sei stato? Il professor Fig e io ci siamo ritrovati là dopo l'attacco del drago. C'era una passaporta che... Una passaporta? Per la Gringot? È tutto alquanto contorto. Continua. Io gli dico la verità, ragazzi, perché secondo me ci possiamo fidare e ci abbiamo bisogno di un compagno. Allora, Natti sicuramente sarà la nostra spalla, però pure lui... E tornando ai Serpeverde, cioè a me Sebastian mi sembra proprio il classico Serpeverde, cioè volenteroso di scoprire, di padroneggiare la potenza da quel punto di vista, no? Però queste cose non sono tratti per forza cattivi, cioè non sono tutti cattivi. Questa è una storia dove noi siamo i protagonisti, quindi non ce la vedo sta rivalità per il momento. Quindi a me Sebastian mi piace, lo porto con me, sali sul carro. Prometti che non lo dirai a nessun altro. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Puoi fidarti di me. E poi soprattutto ci ha parato le chiappe. Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia? Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede.
Fig e io pensiamo che Ranrok abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Nel frattempo, con Rookwood e Ranrok entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. E ricorda, non parlare a nessuno di questo posto. No, non lo farò. Vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Top. Io ci verrò. Ricordi quando abbiamo combattuto contro il troll? Io ho fatto ampio sfoggio della magia antica. Cioè, già lì doveva suonare qualche campanello strano. Comunque, ragazzi, adesso abbiamo una nuova magia. Una maledizione, in realtà. Che miseria, ha sfondato tutto. Guarda come distrugge. Confringo. Tra l'altro, ragazzi, posso godere, se siete anche voi giocatori di Harry Potter alla pietra filosofale, proprio di primo pelo, vi faccio vedere una cosa che vi farà godere, guardate, Flipendo. Mamma mia, c'è stava Harry, spammava solo flippendo. E per la gioia degli altri, quello che ci siamo già detti, ma sono sicuro che l'avrete scritto, è levioso, non leviosa, ma Wingardium Leviosa c'è, è da sbloccare. Ovviamente sono due incantesimi differenti, perché levioso fa volare senza volontà, solo lievitare il nemico, l'oggetto, quello che volete, mentre Wingardium Leviosa, mi raccomando, non vi sbagliate con leviosa, fa lievitare gli oggetti o le cose, ma le potete muovere. Io credo che questa, ragazzi, sia sì, una roba di esplorazione così, ma prevalentemente per la stanza di necessità. Che andiamo a prendere adesso? Se riusciamo a uscire. Penso di potermi fidare... Oh. Ciao, Sebastian. Aspetta. Eccolo. Ehi, guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. In Io non l'avevo mai visto in Faustus, Ci siamo già visti a lezione di pozioni. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? Me l'ha fatto vedere Sebastian. Dite che se gli dico che sto con Sebastian, lui rosica perché un loro segreto l'ha condiviso a me? La mia storia, io voglio essere così, non voglio dire le bugie. Mi ci ha portato Sebastian, però mi ha detto chiaro e tondo di non dirlo a nessuno. Quel verme! Vedi? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. E non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Non ti preoccupare, non è necessario. E non mi sembra una cosa troppo strana che il padre conosca il preside. Tutte e due serpe verde. Nigellus Black è un serpe verde. È il bello di Hogwarts Legacy. È il brutto di dover fare approfondimenti, perché sennò uno deve andare veramente a collegare mille cose. Sappiate solamente una cosa che sto apprezzando, è che comunque, nonostante la butti là, il gioco lo fa. Cioè, quindi ti ha detto che Gaunt fa parte di una grande famiglia, una, te l'aggiungo io, uno delle 28 famiglie, quelle super, super, supernova sostanzialmente, super, super pure. E quindi, oh, top. Rientra tutto in chi sa e dice wow, chi non sa dice ok, se glielo approfondiamo dirà wow pure lui, però poi diventa veramente difficile, infatti sai, andiamo. Non c'è bisogno... Credimi, Faustus, non dirò una parola. Perché dovrei fidarmi di te? Sebastian l'hai tradito? Ma dai, volevo solo difenderlo. Mi ha detto chiaramente che questo è un posto segreto e di non farne parola. È un buon amico. Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. In Faustus, volevo solo... So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Ora gliene dico 4 a Sebastian. Ah, sta a far geloso. Però vedete... Una gestione differente sarebbe stata forse migliore in questo caso. Forse era meglio dirla una bugia. Ora, cercheremo di essere un po' più scaltri da questo punto di vista. Va bene. Ma avrete notato, e questa è una cosa che voglio perpetuare per tutta la serie, voglio giocare un po' di ruolo, un minimo, anche se avete capito ormai che la casa, che spesso dico casata, ma in realtà è la casa, scusate. Quanto mi triggero quando monto il video, voi non lo sapete. Tutte le missioni relative alla scuola, quindi quando siamo dentro Hogwarts e seguiamo lezioni piuttosto che facciamo missioni tipo queste,
Revelle. Le voglio fare vestito da scolaro, insomma. Oh no, partita. Professoressa Weasley. Partita la missione. Vabbè, volevo dire, voglio vestirmi così con la divisa. Magari lontano da occhi indiscreti. Quando andiamo fuori, invece, ce la svaghiamo un po' di più con i vestiti più belli. Ah. Chiedo scusa, il preside mi ha fermata e ho... Per la barba di Merlino. Vedo che non hai perso tempo. Molto bene. Entriamo. Prego, dopo di lei. Questa? Che cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Esatto. Solitamente gli studenti si imbattono in stanza per puro caso. Oppure mai. Avevo pensato di suggerirti come trovarla, dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Però l'hai rivelata per conto tuo. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Dov'è Tic? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? L'elfo domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare la stanza delle necessità dopo che l'avessi trovata. È escluso che riesca a scavalcare. Questa è l'occasione perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente, Evanesco. Puoi lanciare Evanesco per far sparire certi oggetti, come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Prima di provare con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Oh oh, e questo è un altro incantesimo che impariamo. Incantesimo che, no, ovviamente, ha altri scopi, non quelli offensivi o d'attacco. Evanesco. Quindi la stanza delle necessità è... Splendido. Ora lancia Evanesco. Vedete? Ottimo lavoro. Avrai notato la pietra di luna in tuo possesso. Più tardi ti spiegherò a cosa serve. Ora proseguiamo. Ok. In nome di Merlino, che fine ha fatto quell'elfo? Oh cielo, la mia vecchia cartella. Mi chiedevo dove fosse finita. Non riesco a credere che sia ancora qui. Darò un'occhiata in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo, finché non avremo trovato Tic. Sì, okay. Professoressa. Grazie, professoressa. Esploriamo la stanza delle necessità, che avete capito, appunto, è una stanza che si rivela solo a chi ne ha davvero bisogno. E noi ne abbiamo un gran bisogno. Solo... una cosa, cioè, ci siamo in due, a seconda delle necessità di tutte e due, quindi lei ha ritrovato la cartella. Pensate quanto è antica questa stanza. Oh, guardate. Oh, il pedone. Il pedone soldato. Vabbè, in futuro sarà la casa dell'esercito di Silente. Quindi, tanto... ah, ho aspettato qui per secoli. Forse ti hanno assegnato qualche centimetro di pergamena in più del previsto. Fammi sapere se vuoi organizzare un nuovo incontro. Con affetto, T. Oh, povera me, non potresti fare Revelio. C'è chi riposa qui. Va bene. Io Revelio, vado a rivelare un po' tutto. Capiamo, ragazzi. Esploriamo finché non arriva Tic. Aha. Oh no, il bagno, ragazzi. Questa è una cheat o un meme a Silente, che credo che lui per la prima volta quando trovò la stanza delle necessità perché doveva andare al bagno. Ma in realtà anche Neville, quando trova la stanza, e mi pare che sia lui che la trova nei libri per poi permettere... no, allora Dobby gliene parla a Harry per insomma, quando devono fare l'esercito di Silente. Però poi la trova Neville. La stanza pensava che avessi bisogno di un bagno. Che insolente. Ok, ragazzi, sono tornato. Magari la voce sarà un po' più bassa, ma
l'intenzione è quella di scoprire, di esplorare, è qualcosa di veramente, veramente magico. Come diamine fa a muoversi qui dentro chi non è un elfo domestico? Ma quando arriva la nostra necessità, ma effettivamente che cerchi? Perché noi abbiamo detto, lo vedrò quando, lo saprò quando lo vedrò. Bella così. È un po' quelli che cercano lavoro, ma non vogliono. Un boccino. Revelio, era un boccino d'oro. È un boccino d'oro. Forse dovresti richiamare a te tutta la tua arguzia. O forse no. In realtà, ragazzi, sempre in live abbiamo trovato tipo un boccino ferito. È stato particolare, sotto un albero, magari. Guardate, è la zona del Quidditch. Pluffe, mazze, coppe, scope. È un peccato che non ci sia il Quidditch, mannaggia, mannaggia. Sarebbe stato veramente troppo difficile, ovviamente, portarlo dentro. E ero un ragazzino, facevo la prima media. Leggendo il primo Harry Potter dissi, cavolo, questo è proprio geniale. Soprattutto quando Harry trova lo specchio, no? Quello lì che ti mostra i tuoi desideri, come quando Ron si vede vincitore, grande giocatore di Quidditch e tutto il resto. La scritta sopra, lessi la scritta sopra allo specchio che era al contrario. Clamoroso. L'ho pensato, cavolo. Ehi, attenzione! Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tick viene da te. Oh, se non mi sbaglio, ragazzi, non mi vorrei sbagliare. Salve! Ah, Tick, ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tick esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questo lo studente? In carne e ossa. Tick, è onorato di conoscerti. Tick è un mio amico fin da quando ero al secondo anno. Abbiamo scoperto questa stanza insieme. Ho parlato di te a Tick. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tick, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Tick ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni trovare la stanza colma di fiale e boccette. Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. Notevole. Questo spiega tutto, allora. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti senza distrazioni. Bene, allora è proprio questo che la stanza ti fornirà. Ora ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli occhi, immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. Ragazzi, stavo provando a immaginare come sarebbe la mia stanza delle necessità. Mamma mia, tipo sonno, letti, ninne nanne. Magari la mia stanza delle necessità tipo a 16 anni era un, non lo so, il casino The Bender, The Futurama. Posso dire clamoroso? Hai una bella tela su cui dipingere. Fomentato il signor Mike. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Ah, e sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo. Sì, finalmente. Serve a identificare i capi di abbigliamento sconosciuti. No. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. No, non ci avevo pensato, raga. Quanto tempo sto dicendo qua? Manca un glossario, manca un qualcosa che raccolga tutto quello che andiamo a scoprire, personaggi, storia. No, invece la roba dei vestiti, vabbè. Che comunque male non fa. Io avete visto che sono un po' un fashion addicted. Almeno nei giochi, poi in realtà no. Quelle cose che... ah, ecco, me le identificate, bello. Quindi tutte quelle cose un po' strane, randomiche, stanno messe qua. Ti imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare.
Questo tavolo sarà una risorsa preziosissima. Let's go, vediamo un po' che abbiamo trovato, se c'è qualcosa di bello. Allora, bello, ultimamente del bello mi è uscito poco e niente, però vediamo che c'è, vediamo che c'è. Ah, non li posso mettere perché sono troppo in là con il livello. Ecco, una cosa buona è che è un po' parametrico, quindi i nuovi oggetti, ma sono cose uguali. I nuovi oggetti che trovo spesso e volentieri, insomma, sono del mio stesso livello o vanno di pari passo, almeno quello. Oh, guardate ragazzi, slot caratteristica, danni inferti con Petrificus Totalus aumentati. Vabbè, capirai, per Petrificus Totalus è praticamente one shot. Vabbè, meglio, quindi già ce l'hanno. Mentre ad altri io credo che li potremo mettere. Bello, lanci inferti con magia antica aumentato, bello. A parte, raga, occhialetti, cioè c'ho maschere, cose veramente troppo gagliarde. Non so se ve l'ho già mostrato, perché tra quello che vi ho mostrato in live e quello che stiamo qui, no, insomma, mi ricordo tutto, questo rincoglionito. Però la possiamo un po' arredare, perché la vedo piuttosto spoglia questa stanza. E ho già incontrato un unicorno, quindi volendo lo potrei catturare, perché credo si possa catturare. Penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. Sì, spero che ne approfitterai molto. Ora ti farò una breve lezione di evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Evocazione? Sì, l'arte di creare o evocare oggetti. Te la insegnerò io. Insegna, insegna, professoressa. Adesso, facendo secondaria a Gogo, ne sento proprio la necessità di un posto dove creare le pozioni. Dicendo, perché sennò spesso arrivo con le mani bugate, senza niente, e mi trovo in difficoltà. Molto bene. Anche se sono forte. Per evocare oggetti più complessi ti servirà una cosiddetta magiformula. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare un determinato oggetto. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tomi e Pergamene. L'ho fatto. Dove posso trovare le risorse che mi servono? Sebbene in giro per le Highlands sia possibile ottenere risorse quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Puoi inoltre ottenerne usando Evanesco sugli oggetti della stanza, come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Capisco. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio. No, ti ci perdo le ore. Saranno entrambi familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. Capirai, ma ci perderò le ore. È tipo The Sims. Ok, ragazzi, lo faccio, ma sento Adele che mi richiama. Però... Ah, ok, sì, c'è la skin. Oh, vabbè. Ragazzi, adesso faremo una cosa un po' veloce. Però poi ci perderò un sacco di tempo. Perché questa è la nostra stanza, quindi... Ah, guarda quanta roba, raga, ma è The Sims! Ma che mi stai a dire? Beh, noi lo faremo dei colori della nostra casa. No, giallo-rossa, no. Vabbè, tipo così. Oh, che burro. Ragazzi, farò di tutto, veramente. Di tutto ve la mostrerò magari nei prossimi giorni. Ben fatto. Puoi usarli ogni volta che devi preparare pozioni o coltivare delle piante. Sempre che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti per pozioni. Puoi trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello. Tick sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Non sottovalutare le sue conoscenze. No, no, ma so che gli elfi sono una grandissima risorsa magica. Posso usare questo tipo di magia di trasfigurazione fuori dalla stanza? No, l'evocazione e la sparizione sono proibite nel resto del castello. Ci sono incantesimi appositi per far rispettare questa regola. Sarebbe estenuante rimediare a tutti gli errori di giudizio e di esecuzione. Tuttavia, la stanza delle necessità ha regole tutte sue. Può dirmi qualcosa in più su Tick? È qui a Hogwarts da più tempo di me e sembra conoscerne ogni angolo, fessura e segreto. Abbiamo scoperto questa stanza insieme quando ero una studentessa. Tick ha la sua buona dose di esperienza maturata sia qui a Hogwarts che altrove.
Lascerò che sia lui a dirti di più quando sarà pronto. Ripeto, faresti bene ad ascoltare i suoi suggerimenti. E considerata la stagionalità della signora, un po' in stato di composizione avanzata, credo che sia passato un po', Se dovesse servirmi qualcosa, chiederò a Tick. Grazie, professoressa. Buona fortuna. Mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Oh, vedete ragazzi, e ci possiamo teletrasportare, infatti è questa la cosa che mi stavo chiedendo. Dico sì, tutto bello, ma poi come ci arrivo? Ci teletrasportiamo, allora. Intanto qua ragazzi io vado subito a piantare il dittamo, così tra 10 minuti ci avremo delle belle pozioni. Però vedete, è ancora piccolino, abbiamo bisogno di qualcosa in più. Non credi che l'ambiente abbia bisogno di un po' d'atmosfera? Tick, mi faresti il favore? Certo, professoressa Weasley. La professoressa Weasley ha mostrato a Tick quella magia anni fa. Tick è sicuro che ti piacerà? Quando puoi, vieni a parlare con Tick. Sì, è bello ragazzi che possiamo veramente modificare tutto. Fossimo d'asso rosso, ci starebbe questo. Oppure per noi forse è più indicato questa qui, non lo so. Gotico credo che sia relativo. No vabbè, non è detto che sia per forza da serpeverde. Questa è bella. Ah, io farò un po' stile mio come mi pare. Vedete qui l'ho già modificato in maniera un po' più di pietra. Ho cambiato il pavimento per esempio. Farò volare sicuramente questi quadri, vedete. Ah, proprio le muta cambi. Vorrei una stanza che sembri illuminata dal chiaro di luna. Bellissimo. Bello. Lavora forse sempre di giorno, però ci sta. Naturalmente non devi tenerti questo stile se non ti piace. Puoi chiedere a Tick di rimettere le cose come erano. Hai già imparato parecchie cose sull'alterazione. Grazie, professoressa. La stanza è piena di possibilità. Proprio così. Anche se ci vengo spesso, la stanza non cessa mai di sorprendermi. Olè. Quindi ragazzi, questa è la nostra stanza. Vediamo se si apre anche qualcosa di fuori. No, mi sa che ci sta cacciando. Oh, finalmente ci darà qualcosa che può aiutarci nelle nostre missioni. Comunque, vabbè, bella, sì, ok, ma poi? Forse... C'è molto più spazio, vedo. Com'è possibile? La stanza sa adattarsi alle tue esigenze, quindi devi aver capito che ne avevi bisogno per esercitarti con gli incantesimi. Se vuoi personalizzare ulteriormente questo spazio, puoi usare queste magiformule. Ne troverai molte altre dentro e fuori la scuola. Grazie, professoressa. Terrò gli occhi aperti. Bene, ti lascio alle tue cose. Questo spazio è tuo. Fanne buon uso. Grazie, prof. Allora, sicuramente la primissima cosa che dobbiamo fare è andare a prenderci un banco per le pozioni e questo qui per... molto più grande. Ok, vediamo, si è aperto un po' tutto. Infatti, Tick, sta dicendo Tobi. Vorrei chiederti di cambiare l'atmosfera. Esatto, certo. Ricambiami un po' l'atmosfera perché così... Torniamo originale, ragazzi. Di giorno è più bello, così riusciamo a apprezzare di più lo sforzo architettonico del nostro Mike. Vabbè, ci perderò più tempo, tanto tempo, ma lo faremo in un secondo momento. Però ci ha chiamato la professoressa che ci vuole insegnare Wingardium Leviosa. E questo lo faremo, ma... Prima di farlo, io direi di andare dal professor Sharp a prendere Depulso, che mi sembra una magia che ci può aiutare sia nell'esplorazione che nei combattimenti. Quindi facciamo velocissimo Depulso, che è una secondaria. Bevetevi questa. Guarda coso che guarda. Vabbè. E quindi è andata così, professor Sharp? Come sta andando con i compiti assegnati? Ah, devo dire piuttosto bene. Anzi, fammi una pozione intanto, che aspettiamo. No, ho fatto tutto in realtà. Ho completato i suoi incarichi, professore. Bene.
Ora sei pronto per apprendere depulso. Vediamo cosa riesci a fare. Beh, gli incarichi erano: trova una pozione. Non lasciare che la mente vaghi. Io sono andato al negozio, l'ho comprata. Let's go. Vabbè, se può fare. È il potere dei saldi. Ah, così. Ora sai come fare. Se vuoi fare pratica, credo proprio che dovresti. Non andare. Che dici, che dici? Dare i tuoi compagni in giro per i corridoi. Prova piuttosto con i libri incantati che trovi qui. Vediamo un po'. Depulso. Ottimo. È un piacere constatare la determinazione che hai nel padroneggiare gli incantesimi. Sì, però questo qui praticamente, ragazzi, è il contrario di accio, che spinge i nemici lontano da lanciati. Così, poi Depulso. Vedo che non so. Accio. Depulso. Bello, bello, bello. Un qualcosa in più che ci servirà nella prossima puntata. E la prossima torneremo con la storia, quella vera e propria, perché il professore è tornato. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.